La seduta è ripresa. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del Regolamento, i deputati Adornato, Alfreider, Artini, Bratti, Bueno, Capelli, Catania, Dellai, Di Gioia, Ferrara, Giancarlo Giorgetti, Lorenzo Guerini, Manciulli, Merlo, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rossomando, Sanga, Shulian, Speranza, Tabacci, Tofalo, Velo e Villecco Calipari sono in missione a decorrere alla ripresa pomeridiana della seduta. I deputati in missione sono complessivamente 109, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e sarà pubblicato nell'allegato A resoconto della seduta odierna. Colleghi, vi comunico che è deceduto l'onorevole Giulio Schmidt, già membro della Camera dei Deputati nella XIV legislatura. La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea. Ha chiesto di intervenire il deputato collega Palmieri. Prego. Grazie Presidente. Lei, Presidente Di Maio, non ha avuto modo di conoscere Giulio e come lei la stragrande maggioranza delle colleghe e dei colleghi che sono con noi in questa legislatura. È un peccato perché avete perso l'opportunità di conoscere una persona garbata, generosa, sensibile, quello che con un linguaggio d'altri tempi potremmo definire un signore. Giulio era un giornalista, un imprenditore, un saggista e come tanti 22 anni fa, nel 1994, accolse l'invito di Silvio Berlusconi a scendere in campo. Lo fece partecipando alla fondazione di un club Forza Italia nella sua Cernusco sul Naviglio dove risiedeva e da lì cominciò un cammino di impegno che lo portò ad assumere incarichi in Forza Italia e all'interno della Regione Lombardia e nel 2001-2006 arrivare in Parlamento alla Camera. Fu componente della Commissione Affari Costituzionali e lavorò per i 5 anni della legislatura con il suo consueto garbo, con la sua educazione, con la sua attenzione, con la passione, con la gentilezza che l'hanno sempre contraddistinto. Sul finire di quel mandato ebbe